Bene. Live. Ci siamo. Voglio accendere. Che mi possa permettere di ascoltarmi meglio. Ottimo. E oggi inizieremo a giocare ad Animal Crossing New Horizons. Un po' di routine, vedere la situazione dell'isola visto che non la apro da penso 2 o 3 giorni. Hola Anto, buon arrivato! Come stai? Intanto buona Pasqua e buona Pasquetta. È molto tempo che non ci si becca. Come va? Tutto bene? E dopo queste feste io sto aprendo Animal Crossing Horizons, per cui non so cosa troverò. Tutto bene, ti ringrazio, bene, ottimo. È un po' che non faccio live. Io sto bene, grazie, molto bene, grazie. Buonasera a tutti. Qui a Hypeland sono le 21:37 di lunedì 5 aprile. Giusto, 2021, sì. Oggi c'è una novità di cui parlare, però notizia personale sensazionale. Farò una videochiamata con i miei genitori. Sono spettacolari. Oh, acciuffoli, devo limitarmi alle notizie vere invece di mettermi in imbarazzo di fronte a tutta l'isola. Per il momento è tutto, vi auguro una giornata fuffissima. Che hai fatto, Anto? Che hai fatto a Pasqua? Di bello? Hai fatto qualcosa in particolare? Sei riuscito a riunirti con i parenti o... O alla fine se ti sei un po'... come me è stato un po' abbastanza solo. Calcola che io, essendo che abito a Milano, i miei abitano giù, in Calabria, quindi non sono riuscito a beccare nessuno. Sono rimasti io e mia moglie a casa. Però non mi lamento neanche un poco. Mi sono divertito. Auguro anche a te, anche se... Dato per scelta, non credo a queste feste. Va benissimo. Ieri, come l'ultimo, sono stato dai miei nonni. Perfetto, ok. Vabbè, quello che dici, comunque, sono scelte personali alle quali condivido pienamente, o meglio, rispetto pienamente e condivido parzialmente. Ecco, questa è la cosa. Malette ste rose di merda non vogliono crescere. Per cui, ottimo. L'importante è che sei riuscito a stare dai nonni e comunque è passata una buona Pasqua. A prescindere se accetti o no gli auguri, se credi o meno, l'importante è che hai avuto una buona giornata, ecco, diciamo così. Allora, più che Pasqua. Invece a livello di Animal Crossing New Horizons, hai fatto qualcosa di nuovo o niente di particolare? Sei riuscito a giocare in questi giorni? Io volevo fare un po' di routine, intanto vediamo un po' che c'è. Sì, ho buttato giù tutta l'isola. Cioè, oh, che bello. Sai che bello è venuto a Botinook? Che bello avere quello spazio libero. È strano, c'è sempre qualche cagata. Ottimo. Hai buttato giù tutta l'isola. Cioè, hai fatto qualcosa di particolare. Allora, questo calendario mi piace moltissimo. Perché la fine a 9, però vabbè. Ora sto rifacendo l'area principale. Questo specchio gotico mi piace anche. L'ho visto ieri a mia moglie questo specchio, che gli ha regalato un follower. Mi piaceva, volevo rubarglielo, però l'ho trovato anch'io, quindi sono contento così. In che senso l'area principale? Stai facendo qualche area nuova? Ho ripreso da zero. Stai facendo qualche area in particolare che ti piace, vuoi rifarla, rivederla? Non ti piaceva più la tua isola, ho capito. Non sei il primo, diventa lungo andare. Allora, io effettivamente faccio live per farmi le mie routine, mi diverto così. Però
però diventa monotono, soprattutto se l'isola non cambia mai, diventa un po' seccante. Ah, qua devo salire a strappare queste erbacce. Diventa un po' monotono. Quindi capisco benissimo quello che provi. Però dai, se la fortuna di questo gioco è proprio quella di avere una flessibilità tale da poter cambiare l'isola come ti pare e piace. Certo, magari servirebbero un po' di tempo e soldi, però ci si può fare, dai. Ho anche rifatto alcune stanze di casa mia. Ok. Hai usato un tema in particolare che ti piaceva o hai fatto giusto così così a sentimento come ti andava? Andiamo alla ricerca di questo per poi andare alla ricerca anche di quello che sta costruendo. Oggi davanti a tutti quelli che sono presenti, quindi solo tu attualmente, più tardi butterò tutti i fossili. Li venderò tutti, anzi, devo farlo prima delle 10. Hai fatto a sentimento, ok? Hai fatto una stanza tamarrissima. Sono proprio curioso, sì. Più tardi vorrò venire nella tua isola perché voglio vederla. Sono curioso. Che intendi per tamarrissima? Oggi ho pubblicato una foto su Instagram che ho fatto qui in live. Purtroppo non è quella che abbiamo fatto insieme. Oh! Che dice qua? Vediamo. Novità, giorno 13 aprile, il compleanno di Mella. Ah, vai, eh. Oh, anche il torneo di pesca, ottimo. Sabato 10 aprile si terrà il torneo di pesca. Quindi, sabato 10 aprile, se tutto va bene, farò un live col torneo di pesca. Si può fare. In base a vediamo gli impegni che ho. Dicevo che posso appendere allora qualche fossile visto che deve. Sì, assolutamente, l'ho sempre detto, i fossili sono liberi per tutti i follower. Se nessuno li vuole, perché tanta gente viene, ovviamente si focalizza sui progetti, oggetti e quindi non prendi i fossili. Mi sono rotto le palle perché mi abbasso il livello dell'isola, per cui li voglio vendere. Quindi vieni tu, se vuoi, tra un attimino, ti prendi i fossili che ti interessano e il resto butto tutto. Un altro alberello. Calcola che io l'ho finito il museo, quindi i fossili a me non servono. Tutto quello che ho registrato e che ho recuperato è solo per darlo a voi, o comunque a chi mi segue. Ora voglio andare a vedere se c'è qualcuno che sta costruendo. Sì, io sto facendo tutto nel mentre che sto spostando le strutture, se no non posso modificare, ovviamente. Allora, qui c'è. Chi c'è qui? Già c'è uno stato qui? Sì, qua c'è il remondo, c'è già stato. Che rincoglioni dove sono? TT. Ah, TT dentro. Ah. Purtroppo non volevo dirlo perché non è una cosa che mi piace. Il time traveling. Non lo faccio mai. Cerco di non farlo mai. Non ti nascondo che è successo proprio. Oh, non se ne parla. Non ci pensai nemmeno che tu non te ne puoi andare. Sono stato un po' stretto, ho comprato un doppio esemplare di maschera per dormire. Non so proprio che farmene. Ok, allora me la dai a me. L'importante è che non te ne vai. Sì, dicevo, time traveling è una cosa che io non sopporto. Nel senso, non la faccio mai. È successo per questioni di live, comunque avere un po' tutto pronto per poter fare un live, che l'ho fatto. Ma in linea di massima non lo faccio quasi mai. Mi piace far avere il tempo suo all'isola. Comunque, ora mi dai un attimino, finisco di fare quello che stavo facendo, dopodiché se vuoi ti apro l'isola, vieni da me, ti prendi i fossili e dopo sono curioso di vedere le tue stanze che hai fatto nuove. Wow, poveretto Poldo, sta dormendo. Lo svegli allora.
Era pesante stare a Pasqua. Lo so anch'io, devo farlo, ma ho tutto in mente. Se prendo tempo lì. Tranquillo, quando vuoi. Perfetto. Allora, quando è nato questo. Ti racconto una storia. Quando è nato questo gioco che l'ho preso, avevo veramente tante idee. Però volevo sempre farle a tempo dovuto. Quindi, che ho fatto? Ho preso un bel foglio bianco da stampante e mi sono scritto tutte le cose che devo fare. Golden Yoshi, ciao, ben arrivato. Ovviamente gioco con i follower. Tanto che fra un po' farò entrare nell'isola al mio amico Anto. Se ti vuoi fermare, possiamo giocare insieme, non è un problema. Comunque, benvenuto in questa live. Dicevo che ho fatto tutto quanto sempre nel rispetto del time traveling, proprio perché volevo far andare tutto a modo suo, a tempo suo. Eccolo qui. Fai di bello. Sì, ma sappi che la mia isola è spoglia, anzi è proprio nuda. Va bene, dai. Mica siamo qui a fare una gara a chi ha l'isola più fornita. Golden Yoshi. È molto che giochi Animal Crossing oppure sei un nuovo player? Allora, vediamo se questo muro forestale già lo conosco, bene. Quindi possiamo rimettere tutto qui, insieme a tutto il resto. Lascia e lascia. E questo nel portafoglio. In genere o in questo intendi? Ah, ok. No, in genere. E mi interessava sapere se è molto che giochi ad Animal Crossing in genere. Da quante che ce l'hai? Perché se mi dici così, ergo che hai anche tu, come tanti, hai ricominciato il gioco. Il che è una cosa plausibile, visto comunque un anno di gioco abbastanza monotono, e arriva a un punto che si è fatto tutto, quindi si vuole magari riavere quell'esperienza di ricominciare da capo. Non trovo il chilo del terno, va bene, non è un problema. Non è un problema. Allora. Sì, comunque ti chiedevo se molto giochi ad Animal Crossing in genere. E poi se mi dici tu cosa intendi in questo. Hai ricominciato il gioco? Allora, altro che devo fare era. Quello l'ho fatto. Non ricordo più che devo fare. Mettere un po' di roba a casa. Grande la musica country. Allora, metti in sgabuzzino e metti in sgab. Ah, devo annaffiare un po' dei fiori che devo fare. Così lasciamo per ora. Allora, Animal Crossing per Switch mi doveva arrivare il 20 marzo, però ho annullato il preordine e l'ho ordinato in digitale 1 aprile perché non arrivava mai la cartuccia per colpa di questa bruttissima bestiaccia del Covid, capisco. Oh, Bobby, ben arrivato anche a te. Quindi, ma tu parli di 20 marzo e 1 aprile del 2021 o 2020? Quindi c'è una bella differenza, c'è qualche settimana che ci giochi o è già un anno che ci giochi? Perché calcola che io l'ho preso in preordine nel 2020. 2020? Ah, strano. Perché l'ho preso in preordine nel 2020 e mi arrivò la cartuccia perfettamente nei tempi stabiliti da Amazon. Alla fine l'ho presa su Amazon. Non ho avuto nessun tipo di ritardo in realtà.
Quindi un anno che ci giochi, perfetto, bene. Allora, posso immaginare a che livello è la tua isola, comunque. Stai terraformando, Bobby, ottimo. Stai facendo grandi modifiche o solo qualche cosa superficiale? Comunque, tornando al discorso pianto, io ora apro l'isola. Per cui se volete venire anche voi non è un problema. Vi prendete quello che c'è. Perché come dicevo prima, oggi i fossili che vi faccio vedere, che sono molti. C'è un po' di roba qui, un po' di roba qui, un po' di roba da questa parte. Comunque, ecco qua, anche ancora qui c'è altra roba tipo fossili. I fossili, quelli che oggi do via, gli altri li venderò. Perché li tengo qui da un mese, nessuno li caga e io non voglio tenerli qua in mezzo alla strada. Per cui ora aprirò l'isola, metterò il codice pubblico. Chi vuole venire a prendere quello che vuole, bene, altrimenti. Amen. Io l'avevo preordinato da 1 euro, ok? Allora, quindi ho preso il gioco 10 giorni dopo in digitale, ottimo. Insomma, molto tentato a fare un po' di belle cose, ok? Bobby dice che sta facendo grandi modifiche e sta togliendo il lago gigante. Aveva un lago grosso al centro e quindi lo sta eliminando. Come stimi Animal Crossing? Sei pugliese? No, non sono pugliese. Sono un calabro milanese. No, scherzo. Sono calabrese, però da 3 anni vivo a Milano. Per le visite. E streamo tramite scheda di cattura del video. Ho partecipato su giveaway di 10 milioni di stelline, ho vinto, ero l'unico partecipante. Cos'è questo qua, Bobby? Non conosco. Allora, vediamo su online. Non so cos'è questo giveaway. Allora, ricevuto. Un pin dodo tutti e ancora di più. Si invita chiunque. Apro il gate. Ok, ora vediamo il codice. Lo metterò qui in chat. Scriviamo che è un bel 9 HMM3. Ha scritto. Quanti anni c'ho? Secondo te, quanti anni posso avere dalla voce? E se magari vedi il video che faccio, puoi capire anche i giochi che gioco. Ti posso anche dire i miei giochi preferiti. Sto giocando ora attualmente a. Faccio anche live di Apex Legends. Sto giocando a Immortals Fenyx Rising. Ho finito Zelda, ho finito Super Mario. 15, 16, 17, 18 al massimo. Ma grazie. Per me 23 anni, Bobby, ok. Diciamo che siete due, tutte e due molto lontani. E ovviamente per ovvie ragioni. Per me 28. Già Anto un po' più si avvicina. Io ho 32 anni. Però sono curioso. Come mai mi avete dato quell'età? Cosa vi ha fatto pensare? Sì, 32. Capito bene, 32 anni. Forse Animal Crossing è un po' un gioco da ragazzini, però posso dirti che è un gioco rilassante. Comunque l'isola è aperta, il codice l'ho messo lì in pubblico, chi vuole venire può venire. E comincio a dare. Potete prendervi ciò che vi interessa. Tanto sembri molto più giovane dalla voce. Sai perché sembro più giovane dalla voce? Perché non fumo. E soprattutto non ho mai fumato nella mia vita. Quindi è una bici abbastanza. Ah, ecco qua, c'ho anche le uova. Oh, ma qua è andato. Ho sbagliato qua. Vedi che non lo posso più mettere ora. Poster, campione, posizione. Che posso mettere? Dicevo che
Però anche le uova qui si possono prendere chi le volesse. Ti calcolo che non ho mai fumato nella mia vita, per cui la mia voce è rimasta abbastanza pulita. Non si è baritonata. Non si è baritonata come quelli che fumano. Allora, no, per nulla, Animal Crossing è aperta a tutti. Il tuo accento camuffa un pochino la tua voce, secondo me, e ti fa sembrare più giovane. Ok, ma perché ho l'accento pugliese? Sai perché ti chiedo questo? È un accento bellissimo, ti ringrazio. Sai perché dico questo? Quando venii a vivere a Milano, la gente mi fermava per strada, credimi, nei negozi. Mi fermava per strada per chiedermi, ma sei pugliese? No. Sei pugliese? No. Tanto che ultimamente mi dicevano, posso chiederti una cosa? Gli rispondevo io, no, non sono pugliese. E si mettevano a ridere. Perché dicono che ho un accento molto simile a quello pugliese. Forse perché ho un accento un po' mischiato. Però non c'ho neanche origini pugliesi, quindi... Sono calabrese, sono. Ho vissuto 30 anni... Anzi, scusa, 28 anni in Calabria. E ora abito da 3 anni e mezzo, quasi 4 anni a Milano. Ho vissuto 28 anni... Comunque vivi a Milano. Si è sposato perché ho sentito che è passato la Pasqua con tua moglie. Ho fatto un piccolo calcolo. Dico, ok, perfetto. Sì, avevo un attimino calcolato un po' le cose, ho capito. Va bene, non fumare, ovviamente. E se vicini si parla parlando di origini. Sì, perché Antonio, tu sei napoletano, se non sbaglio, no? Io sono in Sicilia, siamo, eravamo molto vicini. Sì, io ricordo che Antonio è napoletano. Stai avendo qualcun altro, perfetto. Antonio è napoletano. Golden Yoshi, siciliano di dove? Tu sai che io ho passato l'ultimo anno a Palermo per lavoro? La Sicilia non la conosco bene perché non posso... Ragusa, ok. No, quella zona lì, Ragusa, Siracusa, quella zona lì, la punta che c'è sotto, oltre Catania, non la conosco molto bene. Una zona che non conosco molto bene. Però diciamo messinese, catanese, Palermo l'ho conosciuta quest'ultimo anno, le conosco. Diciamo non è sconosciuta, però una città, sì, non è una città principale, ecco, diciamo così. Di Ragusa. Ragusa, un attimino, ti posso fare una domanda? Floridia è di Ragusa o è Siracusa quella? A sparare, ma si dice arancino o arancina? Allora, questa cosa è una cosa vecchia. Diciamo che da Napoli in giù si chiama arancino. Arancino. E rimarrà arancino per sempre. Da Napoli in su si chiama arancina. Ah, è vero, sì, in Sicilia anche le chiamano arancina, è vero. Però non in tutte le zone, perché a Palermo lo chiamano arancino. Io lo chiamo arancino. E dove ero prima, tante, dove lavoravo a Palermo, ripeto, lavoravo vicino al porto. C'era tanta gente che veniva da Gela, comunque da Catania, e tanti lo chiamavano arancina. Quindi anche la Sicilia è ben divisa. Rose Island, Antonio sta arrivando. Sì, Modica la conosco per il cioccolato, sì. Sono curioso, Antonio, come la chiamate a Napoli? Ci sto pensando, non mi viene. Mi piace se conosci i dialetti, però... Hai trovato lavoro a Palermo? Ti devi dire fortunato, in Sicilia non si trova lavoro. Allora, ti dico la verità. Ah, palla di riso, vabbè. Ti dico la verità, non è che ho trovato lavoro a Palermo. Io lavoro in una società che lavora un po' in tutto il mondo. Lavoro... Navigo. Per cui mi trovo a Palermo in porto. Non è che mi trovo perché lavoro a Palermo. Mi trovo in porto con la nave, semplicemente. Con questa crisi anche noi con la nave eravamo un po' fermi. Per cui mi ha fermato... Eravamo fermi in porto. Allora, vediamo intanto qui chi si è fatto presente. A parte Lupiria. Qua c'è Mene. Un saluto a te, Mene.
Oh, chi è venuto qua? Saluto a te, saluto a voi. Saluto anche a te. Appalliris. Ciao, ciao Nuclandia. Nuclandia chi è? Yoshi? Chiami Nuclandia? Io voglio solo visitare l'isola. Allora fai pure, fatti il giro che vuoi. Tante volte faccio il giro. Allora ti spiego come vengono sfruttate le mie live. Ultimamente faccio solo live così per giocare insieme alla gente e mi diverto. I primi periodi spesso facevo io i giri dell'isola. Perché, come ho fatto io, immagino che tanta gente gli piace avere un po' di idee, ecco, per cosa fare, per gli angoli da fare sull'isola. Per cui ho fatto tante volte i giri dell'isola, i giri dei miei vestiti, un po' una cosa un po' random. Quando vedo che c'era tanta gente online, magari lo facevo. Sta arrivando qualcun altro? Ma fatemi capire, Nuclandia sei tu Yoshi o è qualcun altro? O è qualche intruso? O qualcuno che è entrato nell'isola senza presentarsi? Forse ho perso qualche passaggio. Chi c'è? Vediamo. Omar Varania. Tu sei Omar quindi, giusto? Omar Varania, perfetto. Allora chi è Nuclandia? Se qualcuno è collegato col nome di Nuclandia, per favore si faccia presente, grazie. Ah, che non sia Bobby? Bobby, sei ancora collegato? Ci sei ancora o sei fuori? Ah, grande Bobby, scusami, scusami, sei tu, scusami. Ovviamente, come già grande, sei stato un po' in sordina, ti sei stato sempre. Non si è fatto sentire. Ovviamente tutto quello che è per terra è tutto. Prendete quello, ciò che vi interessa. Ripeto, i fossili, prendeteli se vi servono. Oggi li farò sparire tutti. Però sono le 10, ora è chiuso il negozio. Li farò sparire domani mattina. Off camera. Ovviamente, Yoshi. Tu visita l'isola, fai quello che vuoi, tutto quello che è per terra è tutto per voi. Io provo a prendere questi quattro soltanto per vedere se ce li ho, se non ce li ho li lascio per terra pure anche questi. Ragusa, Ragusa, ma sei Ragusa città o Ragusa... O qualche paese di Ragusa. Lascia. Bobby non ci ha detto di dov'è, per esempio. O ce l'ha detto e non l'ho letto. No, non ce l'ha detto. Ragusa città, ok. Dan, ovviamente quello che vedete sulle mie isole è molto provvisorio con le strade e il mio metodo per la distanza per le casette. Ok. Non è un problema. Anto, siamo qui per divertirci, quindi... Vedremo un po', anzi il bello è che se live rimarranno comunque perché io più le volte live le carico anche su YouTube. Città vicino Napoli, Aversa, ok. Quindi siamo due napoletani contro un siciliano e un calabrese. Ottimo. Dicevo, a parte gli scherzi, le live io poi le carico in genere su YouTube. Per cui rimarranno e la cosa bella è che possiamo vedere l'andamento dell'isola come cresce. Penso sia una cosa un po' simpatica, no? Sì, infatti, Antonio anche abita vicino a Napoli, è di Napoli. Ah sì, per me va bene, non ti preoccupare. Ti arruoliamo io e te, sì, alla fine siamo cugini, no? Da noi si dice calabresi e siciliani sono cugini. E una domanda, per caso giocate altri giochi, altri Animal Crossing, oppure fate solo Animal Crossing voi?
Devo fare qualcos'altro, devo segnarmi queste cose. Splatoon 2, com'è Splatoon 2? Perché ho visto, l'1 lo conoscevo ovviamente, il 2 lo conosco pure, però ero indeciso a comprarlo o no. Mi piace la meccanica che hanno creato con Splatoon, nel senso questa specie di sparatutto, comunque guerra, però dove non si uccide. Interessante, una bella trovata. Poi ho una PS4 con altri e troppi giochi, ho capito. Io gioco anche a Smash e Mario Kart. Mario Kart ce l'ho, non ho mai fatto live, però ce l'ho e qualche volta penso lo porterò in live perché mi interessa Mario Kart. Smash non ce l'ho e sinceramente non mi piace tanto, per cui non penso lo porterò mai live. Io gioco anche Apex, Minecraft, FIFA e basta. Allora Anto, ti sfido ad Apex. Più che ti sfido, vorrei che qualche volta ti colleghi mentre sono live e giochiamo insieme. Se ti fa piacere, se no, se non ti fa piacere, io gioco lo stesso. Allora, specchio. Specchio. Gotico. Ce l'avevo già. Porca miseria. Invece questo è posto mi stavo pure. Posto. Pure. Arriverai la monetizzazione, attivare la monetizzazione. Perché mi fai questa domanda? Penso di no, perché alla fine non mi interessa monetizzare. Non lo faccio per lavoro, lo faccio solo per puro divertimento, per cui non mi interessa monetizzare. Nel frattempo, mi sa che io è da molto, infatti, mi sa che oggi c'è Volpolo, per cui oggi andiamo a trovare qualche bella statua che mi manca, perché la parte del museo non lo... Ah, non posso andare. Allora andrò dopo appena la gente va via. Però mi piace il compatto, quindi Bobby gioca, c'ha Smash, ma non ci gioca. Perfetto, ottimo. E lo fa per fratello. Vabbè, Dani, per me non ci sono problemi, ma non gioco da molto tempo. Però sì, dai, ci vediamo un giorno. Allora, ti spiego. Comunque, Apex a parte... Ah, per questo si è rimpallato. Calcola che Apex a parte chi ce l'aveva già da prima, per altre piattaforme, per Switch è uscito da un mesetto. Per cui non penso che qualcuno se ne va. Per cui non penso che possa creare, cioè, tanti problemi, in quanto anch'io gioco solo da un mese, da quanto è che è uscito. È andato via. Ah, Anto, perfetto. Apex per Switch, se qualcuno te lo consiglia, allora io ci gioco. Ovviamente se c'è altre console, mi sa che è un dato di fatto che per la qualità video la Switch credo sia uno dei peggiori. Però se non hai altre console, cioè se non hai altri modi per come acquistarlo, sì, te lo consiglio, cioè è il miglior sparatutto in prima persona che esiste per me, secondo me. Quindi io, e in più è gratis. È come Fortnite, no? Il gioco è gratis. Le Battle Royale sono gratis. Allora, vediamo qua. Allora, Anto, se tu devi svuotarti i fossili, puoi anche rivenire a prenderti gli altri se vuoi. Non ho visto, mi si chiama sta cavolo di cosa là. No, grazie, riguardiamo. Allora, hai mai giocato a giochi in prima persona, Bobby? Ah, un po' rallentato. Volplo va in confusione quando siamo in due. Quadro buffo. Vediamo. Hai mai giocato a giochi in prima persona, Bobby?
Amo pedarti. Quadro buffo. Quadro buffo io già ce l'ho, per cui non mi interessa. Poi andiamo a vedere questo qua. Posso comprare? Ovviamente Yoshi. Preferirei di no. Perché semplicemente per il fatto che sto facendo anch'io la collezione e voglio vedere se c'è qualcosa che non c'ho. Se non ce l'ho, ovviamente puoi prendere quello che vuoi. Quadro abbiante. Questo non ce l'ho. E questo, allora, ti dico, chiaramente sto prendendo questo qua. Quadro abbagliante, quindi il resto puoi prendere quello che ti va. Va bene? Il resto prendi ciò che ti va. Anzi, io me ne esco pure. Mi fa uscire. Allora, vedo quello che dipende. Cosa prende? Perfetto. Sì, può prendere. Qualcuno se ne va. Qualcun altro se ne sta andando. E dicevo, Bobby, hai mai giocato a giochi in prima persona? FPS in prima persona? Perché? Io ho controllato ed era vero. Perché quel tipo di quadro non ha copie false. Qualcun altro se ne va. Dicevo che i giochi in prima persona comunque non hanno tasti difficili come i giochi in terza persona, come i giochi di ruolo o gli RPG. A me ne se ne va per. Io sto giocando ai giochi in prima persona, allora non penso che avrei difficoltà a giocarci ad Apex. In più è spettacolare perché il design è bellissimo. Le armi sono stupende, sono tutte nuova generazione. Bello, cioè il miglior gioco che esiste per me in prima persona. Te lo consiglio vivamente. Comunque io sto portando le salte mie doppie, fammi sapere se le hai o meno. Ok. Teleporti mi fa un favore. Così vedo se ce l'ho, se non ce l'ho. Cos'è questo? Che mi hai dato? Soldi? Perché mi hai dato i soldi? Non ne voglio soldi. Oh, ti ringrazio, Omar. Seppur comunque sono abbastanza ricco, ti ringrazio del pensiero. Sto portando il stato, questo mi ha detto, perfetto. Sì, dicevo che quell'opera non c'ha opere, non c'ha copie false. Copie contraffatte, per cui non puoi prendere copie false di quella copia, di quell'opera. Arrivando qualcuno, credo che sia Anto. Anzi, Bobby, se tu scarichi ora mentre noi giochiamo, tu hai la velocità di riuscire a scaricare Apex. E appena possibile ci faccio una bella partita a 3. Perché Apex si può scegliere di giocare, non è come Fortnite che si gioca da soli, si gioca solo a squadre, o di due o di tre. Quindi possiamo benissimo giocare io, Bobby e Anto insieme e divertirci. E poi Gold, Yoshi vuole unirsi, riusciamo a giocare e facciamo delle belle partite. E posso dirti che, attenzione, io non sono bravo, io ci gioco da un mese. Però ho comprato anche la tastiera e il mouse per la Switch. Perché? No, è crashato. Porca di quella. Vabbè, non è un problema. Riapriamo tutto. Non so perché è crashato. Va bene, non è un problema. Riapriamo tutto. Ok, qualcuno riesce a capire che canzone è quella che ho messo come sottofondo qui su Animal Crossing?
Devo farla sentire più spesso. Bevuto. Sì, lo so, Anto l'ha fatto un po'. No, non è un meme, è un sottofondo, non è Legend of Zelda. È la canzone di qualcosa che a me piace. Anzi, ora mi vesto pure. Sì, Anto, è crashato. Rimando il codice e ritornate. Grande Bobby, scarica, scarica. Itachi Q. Allora, il pin è DWLWD. Detto niente, ovviamente no. DWLWD. Invio. Quanto pesa Apex Switch? Pesa una cosa come 20 giga? È pesante, è un gioco bello pomposo. 20 o 30 pure addirittura, 26 una cosa di queste. Non ve lo so dire esattamente. Allora, non è The Legend of Zelda. Ora mi cambio. Vediamo se riuscite a capirlo. In realtà, fino a 5-6 mesi fa, avevo anche i capelli in quel modo. Ora lo devo tagliare a zero. Mi piace il Switch, ma è molto pesante. E effettivamente è un po' pesantuccio. Io ho dovuto allargare la memory card della Switch. Ho preso quella un po' più capiente. Per cui ho passato tutti i dati salvataggio sulla memory card. E ho liberato spazio sulla Nintendo per poter scaricare Apex. Perché sì, effettivamente è un po' pesantuccio. Ovviamente da Play, da PC puoi scaricarlo ovunque, non è un problema. Ovviamente da computer avrei i limiti che comunque di essere un computer un po' performante, se no sarà difficile. Bobby, ti ringrazio di essere stato qui con noi, io spero che ci becchiamo alla prossima live. Grazie di essere stato qui e buona serata. È stato un piacere giocare con te. Allora, queste sono le statue, hai detto? Allora, statue, prendo tutto quanto e poi vediamo. Allora, abbiamo statua eroica. Ma sono veri o sono fake? Mi sai dire se sono veri o sono fake? Statua eroica. Allora, questa io non ce l'ho ed esiste il fake. Sono statue vere, ma sono doppioni, cioè posso tenerle per consegnarle o le devo tornare? Comunque, statua eroica, esiste il fake, esiste la statua falsa. Poi abbiamo statua pensierosa, pensierosa. Anche questa, no, questa non c'è, la copia falsa, e non c'ho neanche questa. Oh, grande, mi stai mettendo delle cose interessanti. E statua leggendaria. Ok, di questa invece non ce l'ho ed esiste la copia falsa, che è semplicemente la lupa c'è la lingua di fuori. La lupa c'è la lingua di fuori è un falso. Quindi io ti ringrazio, me le tengo con tutto il cuore, proprio perché le consegnerò. Ti ringrazio caramente. Grazie, grazie. Quindi che facciamo? Andiamo a farci un giro. Ah, prenditi gli altri fossili se ti servono, no? Prendi altri fossili così andiamo a vedere la tua isola dopo.
Benvenuto, Emercinga. Emercinga? Mercinga? Marcinga? Come devo comunicare? Come devo chiamarti? Comunque, bella bro, mi puoi dare un po' di sdi? Sdi che cos'è? Che devo pagare la stanza di casa, un po' di soldi. Io posso darti un po' di soldi, mi dire quanto ti serve. Ti do un panetto da 100.000, va bene? Vado a prelevare. Vacca, 500.000, che cazzo li hai visti? Cioè, meglio, ce li ho, ma non è che... Vabbè, 28, però, Allora, Stellomat. Rileva. Quanto vuoi, 500.000 a te? Allora, facciamo così. E devi pagare la stanza di casa? Quale 500.000? Stai ingrandendo una stanza o stai facendo già il secondo piano? Sì, la terza, ok. Sì. Mi spiace per tantissimi fossi. Non ti dispiace, ti ho detto io di prenderli. Perché ti devi dispiacere? Anzi, ti ringrazio a te che hai preso, che mi hai mandato le portato delle statue. Dammi il tempo di finire di mandare i soldi a questa. Mercinga, sì, puoi venire. Puoi venire quando vuoi, così ti lascio i soldi. Anzi, ti lascio proprio qui i soldi. E poi verrò da te, Anto. E voi fermati qua insieme a noi. E dopo verrò da te. Sì, il codice, ti mando subito il codice che l'avevo scritto prima in chat. E il codice è questo qua, eccolo. Ctrl-C, Ctrl-V, tac, questo è il codice. Grazie, grazie Anto. Sì, effettivamente c'ho tanti soldi, Yoshi, perché comunque un anno che ci gioco, un anno che ci butto sangue. Come ho fatto i soldi, se vi interessa, rape. Rape, rape, rape. Con le rape sono diventato ricco. Vado così, apri il gate, va benissimo, ok. Poi per il gate io darò i soldi a Cinga. Come ti chiamo? Cinga va bene o mi dai un nome un po' più umano? Poterti chiamare. E comunque grazie di esserti iscritto. Ah, Cinga, va bene Cinga, ok. Vi consiglio turni per exchange per vendere rape. Cos'è? Non lo conosco. Più semplicemente dall'applicazione, tramite internet ci sono mille applicazioni e programmi che ti fanno seguire l'andamento delle rape, più un grafico, ecco. Comunque le rape hanno sempre questo andamento, o sono salenti o sono discendenti, o sono salenti rapide o sono costanti. Quindi più o meno dai primi 2-3 giorni riesci a capire più o meno che andamento hanno e quindi riesci a capire quando poterle vendere, un po' come le azioni. Ah, ok. Così, così è bello, cioè così sì che ti fai miliardi. Calcola che io non le, ora che c'ho i soldi, le compro a 90, non è che aspetta arrivare a 170 per venderle, quando sono già a 110-120 già le vendo. Non voglio rischiare, alla fine non sono povero che mi servono soldi. Diciamo, sono abbastanza largo con i soldi, quindi cerco di fare le vendite un po' più leggere, ma sicure. Le code sono lunghe, ok, non lo conoscevo. Non conoscevo questo sistema. Cinga, che farai? Verrai nell'isola a prendere ciò che ti va o sei molto impegnato? Poi il pedalino. In realtà devo andare a nuotare a prendere. Mi manca il polpo, mi sa. Arrivo. Ottimo. Poi se vedi qua ci sono anche i fossili, quindi prendi pure i fossili perché ripeto. Non so se qualcuno si è collegato da poco. Io oggi è l'ultimo giorno dei fossili, dopodiché butterò tutto, venderò tutto. Arriva qualcuno. Dopodiché venderò tutto perché li ho tenuti qua per 2 mesi. Nessuno li ha cagati perché giustamente la gente preferiva prendere
magari progetti o gli oggetti, e quindi i fossi non li cagava di striscio, e allora mi sono rimasti lì e io no, non mi va a tenere lì. Mister. Ah, MR e Mister, pensando, sono coglione. Sardi City. Mi viene da pensare Sardi. Sei sardo? L'hai chiamata così per questo motivo? Ottimo, ok. Avevo un altro follower sardo, chi era? Era. Rebecca, mi sa, una ragazza che era sarda. Dove l'aveva chiamata Sardegna, mi sa, l'aveva chiamata l'isola. Bene, bene. Simpatico con i capelli azzurri. Non mi dire che hai capelli azzurri anche nella vita reale, che ti sei fatti i capelli blu. Non mi dispiacerebbe. Pensando, chi è ancora live? C'è ancora Yoshi live? Yoshi, sei live e batti un colpo. Perché mi ero dimenticato di... Sì, perfetto, mi ero dimenticato di farti vedere... Allora, il vestito è per cui capire di chi è quella canzone. Ah, però devo cancellare... Ok. Vabbè, scrittola che è facile così, vaffanculo. Se sono fan della Marvel, io sono malato della Marvel, non fan. Fan è poco. Io ho tutti i film della Marvel e li so tutti a memoria, perché lo guardo almeno 3-4 volte o di più a film. E il mio personaggio preferito è di gran lunga primo posto Wolverine e secondo Tony Stark. Allora ho dei costumi adatti, sì? Hai dei costumi della Marvel qua su Animal Crossing? The Witcher, bravo, bravo. Esattamente, io calcola che appena uscito Animal Crossing a marzo, quindi circa era maggio, così ho comprato The Witcher 3 per Nintendo Switch. L'ho finito al 100%. 100% vuol dire che non c'è più niente da fare. Sono arrivato al livello, mi sa, 90 e qualcosa con Geralt. Sono andato a livello 90 e qualcosa, non mi ricordo, 92-93. E dopodiché ho deciso quest'estate di farmi i capelli bianchi. Avevo i capelli lunghi e li ho fatti bianchi. Ho tutti i capelli bianchi fino a qualche giorno fa, 2-3 settimane fa, e li ho fatti a zero. Per un po' cambiare. E se io vado a parlare con qualcuno, vediamo. Si capisce la musica. Dona un soldo al tuo Witcher o valle abbondante. Che costumi hai della Marvel? Non mi dire che c'è costumi di Wolverine perché mi sciolgo. Ah, ok. Sì, io sono molto appassionato. Io vado, ciao, sei bravissimo a fare live, ti auguro di proseguire così. Ti ringrazio tante Yoshi, è un complimento che nessuno mi ha fatto prima, per cui veramente mi colpisce, ti ringrazio. Ma io spero che tu possa seguirmi e tu possa esserci nelle mie prossime live. Ho un costume di un villain. È uno di un... Ma che è villain? Non conosco cos'è villain. Dicevo, Yoshi... Spero che riusciamo a beccarci nelle altre live. E spero che tu continui a seguirmi. Che non mi abbandoni. Scherzo, comunque. Villain sarebbe il cattivo. Buona serata, Yoshi. Grazie di essere stato qui con noi. E veramente buona serata. E ancora buona Pasqua. Anzi, buona Pasquetta. Se... Per l'ultima ora e mezza. Allora, dicevi che villain... Chi è villain? Io... Cioè, villain è... Non lo conosco, sinceramente. Tra molte virgolette, ok. È uno di un supereroe. Allora, penso il supereroe avrei quello di Iron Man, perché c'è un costume già predefinito
è quello del supereroe, non so, del robot, una cosa di queste si chiama. Che si assomiglia molto a quello di Wolverine. La maschera è un po' diversa, però. Comunque ho la Switch impostata alle 20 e qualcosa. Se vuoi portare i fossili, te li faccio vendere. Ah, ok. Guarda, ti ringrazio. Non c'è bisogno. Non mi secco prenderli ora. Oh, ti ringrazio. Com'era com'era mister? Dov'è? Mister Cinga, ti ringrazio che mi hai regalato il fiore d'oro. Non dovevi, quando io invito la gente, non è per avere qualcosa in ricambio. Quindi ti ringrazio, non ce n'è per niente bisogno. Grazie del pensiero. Dicevo Anto che comunque con calma me li venderò domani off camera. Non mi metto a prendere tutti i fossili uno a uno. Però già ho visto che avete pulito parecchio, quindi mi fa molto piacere. E mi racconti. Inga, ti piace l'isola? Bella. Molto secco e deciso, mi fa piacere. Mi fa piacere. Piace. Ripeto, prendi ciò che ti va, prendi ciò che ti piace, quando finisci me lo dici che io chiudo il gate e dopo andrò a farmi un giro nell'isola di Antonio. Così magari più tardi, non so verso che ora che lo si farà, più tardi stacco e vediamo se mi metto a giocare a Apex, come dicevo prima. Un'oretta su Apex, devi fare qualche kill. Dove che sei esattamente? Ma le prese. Ti ho dato i soldi? Le hai presi i soldi? Io sono mezzo rincoglionito, non mi ricordo. Qua mi servono i fossi. Vabbè, se torno ti lascio sull'isola e torno. Se torno li lascio sull'isola e torno. Ok, prenditi sti fossili, fai quello che devi fare, aspetto ancora. Non per molto, perché magari so che ti allunga troppo. Vai, lasci i fossili e torna e ti aspetto. E dopo andrò all'isola di Anto. Anche perché, ripeto, sti fossili devo fargli fare una brutta fine. Ti aspetterò qui. Tanto ormai si è fatto tardi, penso che verrà molta altra gente, per cui. Tanto ti dispiace se un attimino finisco il da farsi con Cinga? Ok, grazie. Come faccio a sedermi? Praticamente quando tu vai a comprare, penso. Quando compri le emozioni, queste qua, cioè l'emozione è proprio sedersi. Eccola qua, vedi? Quindi come c'è l'applauso, come c'è la contentezza, c'è anche l'emozione di sedersi. Mister Ching, è molto che giochi su Animal Crossing o sei fresco? Già che mi chiedi fossili mi fa capire che non giochi da molto molto molto. Due sono giorni, mesi, anni, settimane. Settimane, ok. Allora prendi i fossili, almeno ti completi anche tu il. Non so se sono tutti quanti. Ah, però facendo così magari riesci a completarti una buona parte del museo.
penso che abbastanza tutto quello che devo fare come routine. Sì. Anzi, vado a piantare la rosa d'oro che mi ha regalato Cinga. Cinga, posso chiederti com'è questo nome? È un nome inventato? Un nome di qualche, non so, qualche fumetto, qualcosa che ti piace? Questo è quella. Lunga storia, va bene. Un giorno me la racconterai. Mi fa piacere. Qui a posto. Petro poi conservo. Le uova anche, gli farò fare una brutta fine. Ho scoperto oggi che l'evento delle uova di Ovidio è la fine uguale a quello dell'anno scorso. Per cui non è servito niente prendere uova, perché alla fine tutto quello che avevo l'anno scorso non mi ha dato niente di nuovo, ecco. Ah, qua ho dimenticato che c'erano altre robe. Qua c'erano altri progetti. Cambio. Ecco, che devo fare. Bella, devo andare a annaffiare nel frattempo. Non riesco a fare ste cavolo di rose rosse. E mi sono stancato. È così difficile fare le rose rosse, non posso immaginare quanto c'è da fare quelle blu. Non è impossibile, non è improbabile, è impossibile proprio. Qua c'è tutto ampliato, come mai? Se qualcuno vuol dire che entrando nell'isola prima... Che colore di rosa serve? Allora, ti spiego, è una storia molto lunga. Io sto cercando di fare, io ho tutti i fiori, li ho avuti tutti. L'unico fiore che mi manca è il fiore più raro di Animal Crossing, nonché la rosa blu. Se tu vedi in giro rose blu non le vedi quasi mai, perché per farla è un disastro della Madonna. Bisogna prendere, cioè ci sono tanti procedimenti per farlo, però quello più, per virgolette, più sicuro ma più lento è quello di prendere rose viola, farle mischiare con le rose rosse. Da queste rose escono le rose rosa. Queste rose rosa devi mischiarle con le rose gialle comprate. Da queste c'è una piccola probabilità che escono le rose rosse, perché da queste escono rose arancioni, rose rosa, rose gialle e rose rosse. Queste rose rosse sono le rose rosse fatte apposta per poter fare le rose blu. Quindi non tutte le rose rosse fanno le rose blu, solo quelle che vengono fuori da questo incrocio. Qua è detto molto in maniera molto semplificata. Però, perché rose rosse c'è di due tipi. Quelle là che possono fare rose blu e quelle che non possono farle. E non c'è modo di distinguerle. O le crei e già sai già cosa stai facendo. Questa è l'unica rosa rossa che ho io pronta a fare rose blu. Sto facendo questo sistema da circa un mese e mezzo e ancora è uscita una sola rosa rossa. Proprio. Quando da qui uscirà un'altra rosa rossa, la posso piantare lì e allora lì ci sarà, mi sa, solo il 16% delle probabilità che possa uscire una rosa blu. Quindi capisci quanto è difficile. Sono molto più rare delle rose d'oro. Le rose d'oro sono una cagata a farle. Invece le rose blu sono difficili. Le rose d'oro sono solo costose, ma in realtà non sono rare. Cinga, ne è ancora per molto? Per cui ora aspettiamo che Cinga finisca di prendere, di lasciare i fossili. E dopodiché gli faccio prendere gli altri fossili. Arrivo, ottimissimo.
E vi ringrazio che mi avete liberato l'isola dagli fossili, perché io per colpa di tutta quella roba che c'è per terra mi si abbassa ancora tuttora il livello dell'isola. E come ripeto, i fossili nessuno se li filava mai, non so perché. Cioè, per me, a me il bello di questo gioco è comunque portarlo in un certo senso a compimento, per cui avere tutti i fossili, avere il museo completato, avere gli animali, avere gli insetti, avere tutti i pesci, è quello che a me piace. Però i fossili nessuno li cagava, allora sono rimasti lì e me l'ho seccato e li voglio buttare. Io l'ho raccolti per voi, nessuno interessa, allora vi faccio una brutta fine. Quindi se li raccogliete mi fa proprio piacere. E come avete visto non li vendo solo per i soldi, perché alla fine i soldi non è che me ne servono più. Remember me. Come faccio a far evolvere il negozio di Mirko e Marco? No, Marca, Marco, esatto. Come fai? Col tempo. Crescendo, aspettando che l'isola si sviluppa, piano piano aumenterà, migliorerà il negozio. Così come è successo con il comune, diciamo. Calcola che l'ho fatta evolvere 11 mesi fa, perché io ho preso il gioco al day one, quindi parliamo di marzo dell'anno scorso, siamo ad aprile, è un anno fa che l'ho fatto evolvere il negozio, per cui non è che mi ricordo bene, ma sono sicuro che col tempo tutto quello che c'è, la tempistica sua di Animal Crossing, cioè col miglioramento dell'isola, con l'aumento degli abitanti, con l'aumento dei villager, tutta questa roba qui, allora arriverai a far aumentare il negozio anche di Mirko e Marco. Così come arriverai a poter ricevere il negozio di Ago e Filo. Non so se ce l'hai già, ma ergo di no. Prendi. Non pensarci. Che è successo, Cinga? Ti sei impallato Nintendo? Sta crashando? Sta laggando? Qualche soldo che così pago la casa. Ascolta. Molto semplice. Molto semplice. Te questi, intanto, facciamo così, ti lascio questi. Dopodiché ti prendi i fossili. Quelli che riesci a... Ti ho dato? Sì? No, perché ho sbagliato. Dopodiché ti prendi i fossili, quelli che riesci a dare al museo, li del museo, gli altri te li vendi. Che fossili così sviluppati... Lascia. I fossili così che sai cosa sono, non quelli là chiusi, valgono molto di più. E tu prendendo questi fossili riesci a ripagarti probabilmente, se non tutto il debito, ma buona parte del debito. Te lo posso garantire. Thanks. You are welcome. You are welcome, Mr. Chinga. Prendi tutto, dipende da tutto, perché li vendi, prendi i soldi. Calcola che uno di questi può essere che arriva anche a 20.000, uno solo. 20, 15.000, 5.000. Tutto pieno? Ok. Spero che ti sei divertito. Se posso vengo sull'altra isola, perfetto. Spero che ti sia divertito e spero che tu possa continuare a seguirmi e ci ribecchiamo nelle prossime live. Se stai andando via, se stai rimanendo qui con noi, allora sei il benvenuto. Ti ringrazio a te. Nel frattempo io chiedo a Anto di aprire l'isola, riuscire a darmi il codice o comunque farmi arrivare sull'isola. E in più dirmi se ti serve qualcosa, se posso mandarti qualcosa, se posso portare... Ah, ti porto gli altri fossili. Adesso sono intelligente, no? Sono troppo furbo.
troppo smatto. Bene. Ti porti i fossili a te. Così quelli che c'hai, c'hai, quelli che non c'hai, te li vendi e ti prendi i soldi. Nel frattempo sono stupido. Potevo farlo nel frattempo. Ok, ottimo. Fra, quanti anni hai? Non ho, credo che bastino. Ok. Quanti anni c'ho? Se tu sei arrivato un po' in ritardo, abbiamo parlato proprio oggi dei miei anni. Bastiano, grazie di esserti iscritto al canale e benvenuto in questa live. Dicevo che abbiamo parlato proprio poco fa in questa live dei miei anni. Secondo te quanti anni c'ho? Purtroppo Anto già lo sa. Dodo Code? Dodo Code, sto chiudendo il code. Sto chiudendo l'isola per andare in un'altra isola. Per cui 25, anzi ti sei avvicinato abbastanza bene. Per cui Bastiano, sto chiudendo l'isola, per cui se ti interessa vieni nella mia isola, dovresti aspettare. Facciamo tutto. Vado a visitare l'isola di uno dei ragazzi che è qui in chat. Lascia riponi. Comunque non c'ho 25 anni. A quei 25 anni aggiungici 6 anni. 6, 7 anni, scusa. Lascia. Sì, 32. Ho sbagliato, ho detto 7 anni. Mi fa piacere, tanti, tutti quanti mi avete dato meno anni di quelli che ho, tutti quanti, quindi mi fa piacere. Se fossi donna sarei felice. Prendo un po' di fossili. Prendo un po' di fossili e te li porto nell'isola. Bastiano, ti serve qualcosa in particolare? Mi piace Bastiano. Bastiano perché tu sei un Sebastiano che viene dal sud Italia. Bastianello. Ti serve qualcosa in particolare o ti serve solo farti un giro e vedere l'isola? Quindi ora prendiamo questi fossili, li porto da Anto, così vendo e i soldi che ho ricavato lo mandiamo in beneficenza. No, scherzo, i soldi ricavato li vediamo ad Anto, che se lo merita perché mi ha dato tre cose importantissime. Mi ha dato tre statue che non avevo e io col museo, con la parte dell'arte sono molto indietro, e quello stronzo di Volpl mi dà sempre le sole. Lascia sempre le sole. Allora, tanto vorrei viaggiare. Certo. Ho anche i quadri doppioni tutti originali. Ma come fai ad avere questi quadri presi da qualche isola stramba? Sinceramente, penso in qualche isola dove si prende, si raccatta tutto quello che si può. Fine. Bevuto. Me li ha regalati la mia amica, visto che è un mio obiettivo è completare il museo. Ah, è anche un mio obiettivo completare il museo, per questo sono super pazzo. Però mi piace farlo, diciamo, in maniera così. Se tu mi regali una statua, due statue, è un discorso. Però andare in quelle isole dove c'è tutto quello che vuoi per prendere e completarlo non mi piace per niente. Rose Island è proprio l'isola giusta. Purtroppo non sapevo che quella era già presa. Ok, ok. Va bene, non è un problema comunque. Cioè, anche questo comunque ti aiuta tantissimo. Cioè, io ti ringrazio un sacco per aver ricevuto tre. Se vuol dire ricevere tre statue. Tre statue vuol dire che almeno un mese e mezzo di Volpolo. Perché Volpolo le viene oltre ogni 10-15 giorni, non so. E poi da poco ho scoperto che, diciamo, come sapere se
la roba di Volpro è vera o è contraffatta. Perché prima prendevo quello che a me sembrava vero, però magari ho preso certe sole. Inizialmente manco sapevo che esistessero quelle false. L'ho saputo dopo. Alcuni salto e mi ritrovo nella posta, forse magari i gabbiani di merda. No, 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 no. I gabbiani non regalano le statue. Non penso, loro regalano gli oggetti che fanno cagare. O mi sa vestiti, può essere. Tanto che non lo faccio mai il gabbiano. Ok, siamo arrivati nell'isola di Anto, Rose Island. Grazie. Dove andiamo? Anzi, la prima cosa che facciamo è proprio quella di andare a vendere. Ora, aspetta, aspetta. Perché sei al 19 giugno? Questo lo sapevo già. Appunto, dicevo, questo è quello di Iron Man che già conoscevo. Ma spieghi perché sei al 19 giugno? Tu sai che io avevo delle rape e me l'avevi rovinato? Winter Soldier. Ah, questo è bello. Winter Soldier mi piace. Pensando che c'era questa mascherina bella bella. Mi piace questo come Winter Soldier. Perché voglio sapere perché sia il 19 giugno. Se io avessi avuto delle rape sarei rovinato. Ma alla fine il museo, la parte dei fossili, l'hai completata o ti manca ancora roba? Legnosa. Puoi vedere altre stanze? Ah, ok. Sì, comunque calcola che anche ora c'è il verde, eh? Non c'è più la neve. Ah, bellissima la cucina. Oh, ma bella quest'isola, non ce l'ho questa qua. Non ce l'ho, mi sa, questa qua. Fatta proprio bene, mi piace. Il tagliere non ce l'ho neanche io. Il ceppo simpatico, bella, bella. Oh, il congelatore. Bellissima, questa è fatta proprio bene. Mi piace. A sinistra che un pare, ok. No, vabbè, dai, tanto qua non è così importante. Le troverò prima o poi. Ti ringrazio comunque di averci pensato. Poi, dove andiamo? Queste altre due, destra e sinistra, non c'è niente? A sinistra devi chiedermi un parere, ma a destra? Questa è tipo sala divertimento, no? Sala giochi, computer, laptop. Simpatica, particolare. Molto particolare. Adesso è la stanza tamarra, ok, quindi la teniamo per ultima. Andiamo su. La teniamo per ultima, la stanza tamarra, lo facciamo subito. Andiamo di qua allora, andiamo a sinistra. Ora vedi che è vuota, perfetto, è fatto con tutto pareti d'oro, egizie e pavimento d'oro, sì. Che consiglio vorresti? Non sai cosa fare? Allora, c'è tanta roba. Mi serve per capire se devo mettere questa stanza tamar. Ok. Vuoi sapere se l'oro ci sta bene nella stanza tamarra? Andiamo a vedere. Allora, non è tamarra, questa è bella sta stanza invece, con tutta la. Ma tu mi fai avere anche lo scorpione? Questo si può alzare?
Come fa a avere tutta la roba? I pesci non ce l'ho neanche io. Perché, Tamara? A me è stupenda sta stanza. Allora, esiste un pavimento? Se posso darti un consiglio? Molte volte lo peso su Nucazon. Dai, no, queste cose no. Allora, esiste un pavimento che mi sa che si chiama nuvole. Che sembra di essere sulle nuvole. E se vuoi te lo faccio pure vedere. E se ce l'ho doppio te lo mando pure. Ed è quello che ci sarebbe bene qua, perché sembra di essere sulle nuvole. E come cielo c'è il cielo stellato, come appunto pareti. Le ossa che ho in più le vendo a me. Le ossa. Le ossa. Sì, le ossa le puoi vendere a Mirko e Marco, che ti dai i soldi. Ti danno i soldi. E te le pagano bene, ripeto. Che pensi? Si chiama pavimento galassia. Non sono sicuro se si chiama pavimento galassia o pavimento nuvole. No, io posso vedere qua quello che c'ho? No, non posso vedere quello che c'ho perché ce l'ho. Vediamo un attimo insieme. Potete vederlo da qua. Vado qua. Pavimenti. C'è il pavimento. Pavimento. Nuvole, eccolo qua. Lo vedi questo qua? Non te lo posso manco comprare perché non si vende. Se riesci a trovare questo qua, pavimento nuvole, ti fa proprio lo strato come di nuvola, proprio. Cioè, ci sono delle nuvole sottoterra, come se cammini sulle nuvole. È simpatico. Invece, come, segnati queste cose, secondo me poi. Come muro c'è muro stelle, mi sa. No, muro cielo stellato, una cosa di queste. Cielo. Eccolo qua. O metti questo, però ci sta più le stelle che cielo. C'è qualcosa qua. Peccato, no, c'era qualcosa tipo stellato, galassia, come dici tu, una così queste. Bianco, no. Se me lo ricordo, se lo trovo te lo faccio vedere. Se mi ricordo come si chiama, ti manderò un messaggio col nome. No, non mi ricordo come si chiama, niente. Pardon. Devo farmi il giro di tutti quanti e vedere come si chiama e ti farò sapere. Ci sta, figo? Ok. Vedo come utilizzarli. Poi il pavimento, se non sbaglio, si chiama Galassia. No, ti dicevo, no, appunto. Questo qua si chiama Galassia. Il tuo si chiama Galassia. Io cambierei ci sta anche il pavimento, attenzione. Ah, però dovessi trovare anche le stesse pareti. Secondo me. Potrebbe aiutare parecchio a diventare un po' più. Sembra di essere appunto in un angolo per fatti suoi. Andiamo su a vedere che c'è su o non c'è niente. Così poi magari riesco a lasciarti la roba. Quindi riusciamo ad andare su? Uscito, niente, non vuoi andare su, ok. Andiamo. Ti porta a vendere, ok. Ma ripeto ancora una volta perché mi sa che no, non ho letto io o sono rincoglionito, non mi hai risposto. Ma ti servono a te i fossili? Te li lascio per terra e te li vendi tu o comunque li doni? Ah, su è come dota. Così li doni e quelli che non ti servono poi te li vendi? Non ho quasi finito. Ok, come preferisci. Puoi insistere. Cioè, non mi interessa. Okay. Oh! Lupin! Grande Lupin. Ho sentito che c'è un forestiere in giro e tu l'hai di piuttosto spaesata. Io sono Lupin, piacere. Beh, ora che mi sono presentato, ti lascio in pace e buon divertimento. Grande Lupin. Andiamo.
Perché ti lamentavi dell'isola? Dicevi che l'isola era un po'. Invece mi stavo bene l'isola, secondo me. Allora, vorrei vendere. Guarda, la mia c'è proprio da bannarmi da Twitch. In che senso? Cosa c'è, cioè, qualcosa di strano nella tua isola? Giusto per far vedere a Mr. Cinga, vedi? Io ho venduto 40 fossili mischiati, quindi costosi e non, anzi, manco sono costosi. Ti faccio vedere che me li sto vendendo per 132.900 sterline. Sterline, scusa. Ah, ho capito in che senso, faceva ridere, no, l'ho capito. Se realmente messo mano, c'è anche il terraforming. Ma vada, oh, c'è il tempo di. Quello era bello. C'è sempre il tempo di migliorare, non ti preoccupare. Jacopo, ben arrivato su questa live e grazie di esserti iscritto. Posso venire sulla tua isola? Ho iniziato da poco e devo acquistare frutti che non siano miei da Nook. Mi sa che ora ti spiego. Ti spegni la Switch. Allora, facciamo così, facciamo che dopo che ho fatto questo acquisto, io ora rientro nella mia isola, Anto, se non ti dispiace, ti ringrazio di avermi ospitato nella tua isola, ritorno nella mia isola, riapro l'isola, così in qualche modo riesco a far entrare anche a Jacopo e Bastiano. Bastiano, non fare così, non fare così, dai, per favore. Oh, c'è qualcuno qua. Dov'è? Dottore, prima dov'è? L'aeroporto qua. Va benissimo, devo andare anch'io. Domani ho la DAD. Lo so. Oh, c'è anche tu, Raimondo. L'ho preso qualche giorno fa. Sì, mi sa l'ho preso in live. Allora, facciamo così. Anche, infatti, c'è anche Cinga che deve venire. Ok. No. Ok, la suoneria del Signore degli Anelli? No, è di Harry Potter, ecco che era. Giusto? Tanto. È la musica di Harry Potter come fondo. Quindi Jacopo, Bastiano e Cinga. Ora apro l'isola, vi lascio il codice, mettete l'isola e prendete ciò che vi interessa. Che almeno mi liberate un po' l'isola dalle cagate. Un attimino che vado a prendere un bicchiere d'acqua e torno. Eccomi ritornato. Ok, Anto, sono ritornato, ti ringrazio. Se sei andato via mi dispiace che non ti ho potuto salutare di persona. Comunque, buonanotte e spero che ci ribecchiamo nella prossima live. Comunque siamo anche amici su qua, quindi ci becchiamo penso più spesso. Nel frattempo io apro l'isola per. Bro, ma quanto ci vuole per sbloccare il terraforming? Quanto ci vuole? È una bella domanda. Non c'è un tempo esatto. Devi arrivare a un punto talmente alto dell'isola che riesci ad avere il terraforming. Ti posso dire che se giochi tutti i giorni a, non so, un'ora al giorno, ci vorrà penso un mese e mezzo. Come il fatto che mi chiedeva prima qualcuno quanto ci vuole a ingrandire il negozio. E tutto dipende da quanto giochi.
online. Con il requisito poi il tempo di gioco da spenderci. Allora, io l'ho fatto, ripeto, un anno fa, quindi non è che mi ricordo bene, però se non sbaglio ci sono i requisiti. Cioè, che vuol dire? Crescendo, facendo le missioni che ti dà Team Nook, quindi la casa, piuttosto che l'isola pulita, piuttosto che le stelline che ti chiede Fuffi. No, Fuffi, giusto, le stelline che ti chiede Fuffi. Andando avanti in queste piccole missioni, allora riesci ad andare avanti finché non ricevi anche Keke, che è il massimo. Quando ricevi KK nella tua isola come per cantare, là hai raggiunto il massimo dell'isola, a quel punto puoi fare tutto. Vado. Jacopo, ti servono tutti. Che frutta ti serve? Così te la prendo e te la lascio per terra. Invita chiunque. È diciamo della frutta particolare che ti serve oppure no? Il limone. JR 076. I limoni. Bene. Va bene, l'isola è aperta al pubblico. Ma esiste ancora online o no? Jacopo, ci sei ancora o sei andato via? Sebi Scampia, chi è? Sebastiano. Sei di Scampia? Qualsiasi che non siano ciliegie. Allora io ora ti metterò da parte tanti frutta, vediamo quello che c'ho, dai. Sicuramente le pesche, quante ne vuoi perché sono nella mia isola e quindi le lascio. Vediamo tutto il resto che c'ho e ti lascio un po' di tutto. Così riesci a piantarle. Ma scherzi, Scampia, non manco la corrente. Dai. Ti porto le pere. Non dire così, non è vero. A Scampia c'è tutto. Sono passato da Scampia io. Sì, ci sono, ok. Nel frattempo io vado a prendere un po' di roba. Quello che vi prego, una cosa che penso che se andate nelle live è sempre così, vi prego di prendere i progetti che vi interessano, se ce li avete, se potete lasciarli, così rimangono lì per gli altri. Perché se sono lì è perché gli altri hanno fatto così. Allora, questi li metto in portafoglio. Poi vediamo cosa c'ho come frutta. Tutto detto tranne le ciliegie, quindi posso darti arance, cocco, pera, pesca, mi manco le mele, ok, c'è tutto. C'ho tutto, porto tutti, porto, ti do tutto io. Le lascio per terra in un angolo. A me ogni volta che provo ad usare l'online mi dà una o più console non rispondono. Ma scusa, ma tu ce l'hai. Non riesco a entrare, sai che tipo di errore è? E allora fammi pensare. Nell'online su Hyper Run non mi è mai successo, però tu ce l'hai ovviamente ce l'hai il Nintendo Online, no? L'abbonamento Nintendo Online. E senza quello sicuramente non puoi utilizzarlo. Dopodiché devi controllare anche l'aggiornamento, che sia l'ultima versione che attualmente è la 1.9.0.
E dopodiché deve essere sicura che la console comunque ogni tanto gli fa un bel riavvio della console. E sai come si riavvia? Devi tenere premuto il tasto di accensione e vedo opzioni spegnimento riavvia, perché se la tieni accesa per troppo tempo potrebbe essere che qualche impalla ti fa più viaggiare, non ti fa più, ti dà gli errori, ecco. Perché a me succede un errore simile però nel locale, non nell'online. E lo risolvevo così. Ma dove lo prendi il cane? Sì, sì, che vuol dire? Perché sì, ti ho fatto 7 domande. Sì, a quale delle domande si riferisce? Come prendi il cane? Il cane è un oggetto. Non è un cane vero, è un giocattolo. E però, siccome è un giocattolo, tu lo premi e si accende. Semplicemente. Che dici, sono con i contro. Ghezzi, ti ringrazio, sì, comunque è un'isola che ci ho speso tanto tempo, quindi mi fa piacere se ti piace, ecco. È come piace a me. In che senso? Non è incasinata? Non è incasinata, però c'è tanta roba, ecco, c'è tanti angoli. Devo farti un giro, fatelo, se vuoi vederti, c'è tanti angoli simpatici, veramente. Dall'angolo di Mario all'angolo Luna, al negozio di piante, al bosco bambù, ai vari posti dove ci sono le esposizioni degli animali, alla parte lido della spiaggia. Ok, ora ci provo, grazie. Ok, e allora sai che faccio? Nel frattempo pare stia arrivando qualcuno. Chi è che arriva? Se arriva qualcuno di voi, battete un colpo. Penso che arriva Cinga. Cinga. Sì, Cinga. Per gli item dorati. Gli item dorati che intendi? Gli oggetti? Sì, ho visto già. Intendi gli oggetti? C'è. La pala, queste cose qua. O la roba dorata come il muro e il pavimento. Perché c'è una bella differenza. Nel senso, per gli oggetti dorati, gli utilizzabili dorati, quindi l'annaffiatoio, la pala, la canna, questi li puoi fare solo. Ci sono delle, diciamo, delle micro missioni da fare. Per esempio, l'annaffiatoio dorato te lo dà solo quando raggiungi 5 stelle. Te lo regala il Team Nook. La pala solo quando rompi, mi sa, 500 pale, una cosa di queste. Allora ti dà quella dorata. Con l'accetta, una cosa simile. Ora non mi ricordo bene. Se vuoi lo possiamo trovare insieme e ti dico precisamente cosa. Gioco da Animal Crossing, ho preso New Horizons da un mese, ci gioco ogni tanto, ho capito. Quindi giochevi prima al New Leaf, per caso? Hai giocato al New Leaf, hai giocato a quello per Nintendo Wii anche? Ho giocato a tutti gli altri, ok. E come mai ci giochi poco a New Horizons? Non ti piace? Nel senso, io all'opposto di te non ho giocato mai nessuno in Animal Crossing. Primo, perché mi ha convinto mia moglie. Ah, perché lavori e non c'è il tempo. Ok. Ma scusa, ma lavori vuol dire che sei uno grande? Quanti anni hai? Se vuoi dirlo, se non vuoi dirlo, non dirlo. Voglio picciarmi.
In genere in questo gioco ho sempre beccato abbastanza ragazzini o ragazzine. Ho beccato gente. Jacopo, ci sono dei progressi? Sei riuscito a fare qualcosa oppure no? Chef. Chef vuol dire che sei chef? Tenho Leaf, ho 20 anni tu. Ah, concerto. Allora, se un Leaf ha più spazio nell'isola, dato che c'è una apposita per i negozi. Sì, me l'hanno detto che c'ha circa 20 negozi di tua New Leaf. Invece questo è un po' povero a livello di negozi. Comunque io diciamo che ho qualche anno in più di te. L'avrò detto già 6 volte in questa chat. Io ho 32 anni. Quindi Jacopo mi sa che non che l'abbiamo perso. Per cui chi c'è? Cinga! Hai preso quello che dovevi prendere? Hai preso quello che dovevi prendere. E ancora qua è pieno di roba. Qual è sto bordello? Ah, si è acceso il ventilatore, il coso. Provo l'ultima volta se non ho niente da fare. Ok, Jacopo, allora io attendo. Il codice ce l'hai. Fammi sapere se ti dà nuovi errori, ti dà lo stesso errore. Ovviamente, ripeto, ti ho dato prima delle indicazioni. Nintendo Online, presumo che ce l'hai. Aggiornamento fatto, presumo che tu l'abbia fatto, quindi versione 1.9 conferma. Riavvia la console, riavviata, prova così vedi quello che succede. Codice ce l'hai. È la prima volta che ti dà questo errore o te lo dà sempre? E poi una cosa più importante, sei collegata a internet? Con la Nintendo, non è che nel frattempo si è scollegata e non te sei accorta. Ma tu li hai sbloccati gli strumenti d'oro? Sì, li ho sbloccati tutti gli strumenti d'oro. Tanto che io qua, no, non ce l'ho qua, c'ho sempre cammino sempre con l'annaffiatoio d'oro perché per via delle rose e sta roba qua. Anzi, mi sa che qualcuno qua me l'ha inculati. Mi ha fregato un po' di strumenti. E siete cattivi. Ma guarda tu che storia. Uno, due. Mi manca. Allora, la pala è qua. La pala è qua. Sì, mi manca la canna. Qualcuno si è preso la canna. Che scienziati che siete. La canna. Il retino. La fionda ce l'ho. Un affetto la canna solo. Mi crafti la canna d'oro. Ora sei tu a prendere la canna, pensando fosse d'oro. Allora, vediamo se ce l'ho. Cioè, non so se effettivamente la posso già fare o ce l'ho già che l'ho presa da qualche parte. Canadone non ce l'ho. Come craftare, posso craftare solo un annaffiatoio e la fionda. Tutti gli altri ce l'ho perché li ho ricevuti, mi hanno dati. Però ancora non sono riuscito a rompere tot asce, non sono riuscito a fare la roba con la canna. Allora, Jacopo, niente, mi dà lo stesso errore. Ho l'online, anche l'ultima versione, ho iniziato a usare l'online. Ieri sono riuscito ad accedere ad un'isola. Poi niente. Sto pensando. Mi dai fare un affettoio. Allora, l'hai presa tu, Cinga, la cosa. L'hai
La canna, tre annaffiatoio. Sto pensando ancora il fatto di Jacopo. Perché non riesce a accedere? Mi riesce a mandare per caso la schermata come messaggio privato qui su Twitch? Appena puoi. Che fa un coso? Che do? Cioè io ho 6.000. Se riesci, mando un messaggio privato su Twitch con la schermata, mi fai una foto col cellulare. Che voglio, sono curioso di capire che cavolo è questo errore e vedere se riesco a aiutarti. Pure per cultura personale. Raga, ma Volpulo che vende? Quindi Cinga, è stato tu a prendere la canna, dici la verità. Volpulo che vende? Volpulo vende sicuramente roba che va al museo. Però devi stare attento che a volte vende la roba contraffatta, la roba falsa. Quindi sei sicuro che quando compri i quadri da donare al museo o compri le statue da donare al museo siano statue reali, vere. E poi vende gli oggetti così che trovi in mezzo alla strada, che trovi in mezzo al mare, non lo so come dire. Però roba un po' così. Oggetti vari, ecco, oggettistica. Male, sì, sì, l'ho preso io. Io ancora non ho completato il museo a livello di statue e opere d'arti, e quindi l'ho preso io la roba originale. Poi le robe originali, c'è solo una, in genere c'è sempre una sola, originale. Succede a volte due, però se vuoi, aspetta un attimo, aspettami là che vengo a vedere. Vengo a vedere se c'è qualcosa originale. E magari, perché io l'ho già preso il mio quadro originale. Vado, vendo e torno, ok? Nel senso, se rimane qualcuno tra un po' penso che stacco. Quindi vendi e poi vediamo. Se si è fatto ora, magari facciamo un'altra volta. Penso che per oggi, porca miseria, hai guadagnato abbastanza, no? Niente, finché parla con te non posso vedere. Prendiamo la conservazione. Aspetta. Andare via a Cinga. Volpulo come lo trovo? In che senso come lo trovo? Volpulo viene a giorni così, a... Minchia, quando li gira viene. Circa una volta ogni 15 giorni, 10 giorni, così. Di dove sono? Anche questo ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato a inizio live. Di dove sono? Sono te dove sono? Dal mio accento? Sicuramente sono italiano. Ah, quindi questa è già comprata Omar. Ah, perché prima, ascolta, Bastiano, prima mi sa che è venuto Omar, vedi che c'è il coso giallo, ha preso qualcosa, tipo la statuetta. Statua guerra. E Sicilia, no, non sono siciliano. Hai tre possibilità, dopodiché... Sei della Salerno Reggio Calabria. Sì, sono della Salerno Reggio Calabria, sì. Giusto. Allora, pedarti. Statua. Guerriera. Per esempio, questa statua guerriera c'ha la spada in mezzo alle mani. No, che è una pala. Deve essere una pala, quindi è falso. Poi c'è questo qua. Quattro buffo.
Quadro buffo, vedi che c'è il latte che versa, che è molto largo. Allora, anche questa è un falso. Comunque, sono io di Reggio Calabria, ma vivo a Milano da 4 anni. Mi sono trasferito a Milano da 4 anni. Prego di nulla. Ottimo. Non so se Jacopo, se sei ancora online, ripeto, se riesce a mandarmi la foto, vediamo insieme di risolvere. Così la prossima volta potrai venire anche tu a prenderci obiettiva. Comunque ti porto la frutta, ti lascio la frutta. E non ti preoccupare che la frutta non... ne ho 80, quindi comunque non ne ho, la prossima volta non la perderai. Ah, ecco! Quindi Cinga avevi preso non solo la canna, hai preso anche la bacchetta e mi hai preso, ecco che mi mancava. Devo mandare la foto su Twitch? Allora, non lo so, non so, mi trovi impreparato. Se non riesci, sul mio profilo Twitch c'è l'account, c'è il collegamento rapido per il mio profilo su Instagram. Mandamela lì, se c'è Instagram. Poi rimettiamo però, guarda, rimetto però, le metto nel sgabuzzino. Dopodiché, quando tu sarai libero di riuscire a venire, le rimando, non è un problema. E poi non riesco. No, hai Instagram? Ok, perfetto, manda su Insta, mandala là, così vedo un attimino e ti faccio sapere. Ti scrivo qui su Twitch o alla prossima live, ti spiego, vediamo, in qualche modo ti contatto. O ti rispondo direttamente su Instagram comunque. Hai rose da piantare? Io c'ho milioni di rose da piantare. O meglio, non c'ho da piantare. C'ho le rose piantate che posso piantare in un'altra isola. Dai. Cinga, grazie di essere stato qui con me. Mi ha fatto piacere conoscerti e mi ha fatto piacere giocare e divertirmi con te. Per cui buona serata e spero di ribeccarci alla prossima live. E anche io, piano piano, fate ciò che dovete fare, che a breve staccherò la live. No, se tu le raccogli non te le fa piantare, perché è una cosa che tu hai il fiore è una cosa che c'hai, dice, c'hai diciamo, la pianta. Quindi se tu le raccogli, solo mi stacchi il fiore ricresce, ma non puoi ripiantarlo. Non so se mi spiego. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che cosa che ti turba? Va bene. Chi è rimasto nell'isola? Vedo qui possiede chi c'è nell'isola. Lanto, no, esercita, soli, concerto, ok. Cosa da più essere? Ho perso il conteggio. Che fate? Piano piano, chi è rimasto? Si può sapere chi è rimasto nell'isola? Di quelli sono collegati in chat. Posso sapere chi è rimasto nell'isola? Almeno da capire un po' la situazione. Stare qui in prima linea.
Statua, specchio no. Posti trottolo. Oh my gosh. Come ti mando la richiesta? Che richiesta? Dobbiamo prima essere amici su Nintendo. Dopodiché, che siamo amici su Nintendo, la possiamo essere amici anche su Animal Crossing. Si può fare uno senza aver fatto prima l'altro. Qui prima dobbiamo essere amici su. Niente, oggi mi è saltata la. Mi è saltata la live di Apex. Pazienza. Sarà per la prossima giornata. Ottimo. Se non ci avete altro da fare, io vi saluto. Iacco. Scusa, Bastiano, anche a te. Teba. Ti saluto. Riesce a uscire, altrimenti stacco io. Così riesco a chiudere la live. Va buono o non va buono? Prendi tutte le uova, prendi ciò che ti piace, almeno togli da qua. No, non riesci. Va bene. Comunque, vedo che qualche spettatore c'è ancora, per cui a volte penso al senso della vita. Ma non ci pensare ora. Sentiamo a me. Visto che c'è ancora altri. C'è qualche spettatore, però comunque. 4 ore, 2 ore che faccia live. Vorrei chiudere il gate. Ah, non posso chiuderlo, mi sa, perché c'è gente. Ok, poi c'è altre visite, fammi sapere, io apro il gate. O meglio, l'ho chiuso, però è rimasto dentro Sebastiano. Mi servono rose da piantare. Però magari la prossima volta, il prossimo live, se ti fai vivo, prendo io tutte le rose mie che ho, tutti i colori che ti servono, e te le vengo e te le pianto io. Non è un problema. Se ci sarai mi fa piacere, ripeto, mi farò un giro nella tua isola, come ho fatto sempre finora, puoi vedere le altre live. Faccio un giro sulla tua isola, mi prendo un po' di piante. Te le pianto direttamente nella tua isola, così almeno sarai libero di fare ciò che meglio credi. Salute, Sebi. Va bene. Direi che io con questa. E quanto? Mi sono divertito un sacco in questa live. Vi ringrazio a tutti quelli che siete stati collegati. A quelli che ci sono, a quelli che ora sono andati già a dormire. E vi do appuntamento alla prossima live. Buonanotte e sogni d'oro. Agnio.